Buongiorno. Buongiorno Gabri. Buongiorno. Ma siete pronti a diventare genitori? Sì. Diciamo di sì, dai. È da un po' che... quanti mesi è che ne parliamo? In realtà è da sempre che ne parliamo, però abbiamo sempre detto forse non è il caso. E invece questa volta abbiamo detto... È il momento forse. Diventiamo mamma e papà. Oddio, sono emozionata, amore, giuro, guarda. Oggi andiamo a 3 ore da casa per andare a prendere... Non possiamo dire il nome? No, ancora no, la nostra piccola. Ci sarà una scelta nel prendere la femmina che voi non avete idea. Siamo stati veramente tanto a capire se prendere una femmina o c'è un maschietto, ma ora piano piano nel video ne parliamo. Prima di passare al momento bello, che andiamo direttamente ad adottare il cane, voglio specificare una cosa, perché questo discorso lo affrontiamo subito, così lo... un po' esorcizziamo, no? Ne parliamo proprio apertamente, io e voi. Anche perché è una cosa che ci ho riflettuto veramente mesi e mesi su questa cosa. Mi ci hanno fatto riflettere in tanti, veramente in tante persone. Io ed Emily abbiamo sempre avuto cani in casa. Sempre. Io ho veramente passato la mia vita con dei cani in casa. Ho avuto dei cani miei, ho avuto cani di famiglia. Veramente con i cani ci sono cresciuto, cani e gatti. Tutti i cani che ho avuto in vita mia, tutti, erano cani salvati dalla strada. Cani del canile, cani che veramente abbiamo trovato in mezzo alla strada e non mi sono sentito di lasciare a qualcun altro, li ho sempre presi io. Ecco, nella mia testa, non ti dico fino a mesi fa, ma probabilmente fino a settimane fa, per me non esisteva l'idea di comprare un cane, adottarlo in un allevamento. Per me non esisteva questa cosa. E parlandone anche con Emily, con Marco, con altri amici, con altre persone che ci hanno aiutato nella scelta, mi hanno fatto capire questa cosa, che quando tu vai in un canile salvi un cane, però esiste anche il rovescio della medaglia, in cui i cani da allevamento sono cani che tu non fai del male a nessuno prendendoli. Questa cosa me l'hanno fatta capire, veramente ci hanno messo tanto a farmela capire e ve l'assicuro. I cani da allevamento sono cani che tu non gli stai togliendo qualcosa, quei cani vanno adottati, anche loro hanno bisogno di essere presi, non stai facendo del male a qualcuno o a un altro cane prendendo un cane da allevamento, stai prendendo la vita. Quindi so già che ci saranno i puristi del canile, non sono sicuro, chiaro, di questo. Ma quello come ogni cosa, e come ogni cosa che uno sui social va a dire, insomma. Esatto, ogni cosa che dici sui social non avrà mai tutto il favore del pubblico, quindi non mi interessa questo, anche perché sono convinta che tantissime persone capiscono anche la nostra scelta, e probabilmente è anche la scelta che molti di voi magari hanno fatto con il loro piccolo cane o gatto, insomma. Da oggi cambiamo vita, cioè noi abbiamo deciso di cambiare vita. Cioè ci siamo messi proprio in testa che la nostra routine cambierà, il nostro equilibrio cambierà, la nostra vita in generale cambierà. Quello che ci tengo e ci teniamo a dire è che ci rendiamo conto di tutte quelle che sono quelle sfaccettature e quegli impegni che portano a avere un cane. Comunque, basta, dobbiamo andare perché siamo molto in ritardo. Cioè, vi dico solo che noi dovevamo partire... alle 7. Dovevamo partire alle 7, quindi siamo molto in ritardo. Andiamo perché ci sta aspettando. Non facciamo altri spoiler. Andiamo, godiamoci il momento, anche perché sarà uno dei giorni più belli della nostra vita. Non vedo l'ora. Andiamo, sbrighiamoci, corriamo. Come ti senti? Sempre più agitata ed emozionata. Cioè, io dal ritorno ce l'avrò qui. È assurdo come... cioè, da oggi la nostra vita non sarà più uguale. Che bello, amore! Non vedo l'ora di andare a comprare tutte le cosine. Intanto vi dico che io e la Mem ci siamo informati, no, su cosa serve al cucciolo. Continuiamo a guardare video su video, ci informiamo fino a che non siamo veramente esausti di informazioni. Ma veniamo anche da una grande esperienza da parte sua, che ha avuto in totale 6 cani, se non sbaglio, 5-6 cani. Sì. Io... ho avuto anche 2 cavalli, 5 gatti, 2 conigli. Io invece è tutta la vita con cani. Ho avuto 2 cani nella mia infanzia. Ho avuto il cane della vita, quello che mi è durato per 17 anni. 1000 cani ho avuto in vita mia. Ce l'ho già avuti di tutti i tipi, tutti anche grandi. Quindi sono abbastanza preparato. Ma cosa importante, se andare a prendere un cane, che sia allevamento, canile o dovunque voi state prendendo un cane, chiedete all'allevatore soprattutto, cioè chiedete a loro di cosa serve al cucciolo che stanno crescendo loro, perché comunque per 3 mesi di vita lo hanno cresciuto loro. Formatevi il più possibile, perché è quello che stiamo facendo noi e non ne sai mai abbastanza. Noi siamo a Gualdo in questo momento. Allevamento, lo leggi là? Amore, ti giuro che c'ho mal di pancia. Oddio, c'ho i brividi, aiuto! Grazie. Sì. Oddio, raga, aiuto! Vi giuro, non vedo l'ora di vederla. Oh, siamo arrivati. Eccoci. Oh. Amore, ehi. Sono gli ultimi minuti senza cuffia. Aiuto! C'è questi canti.
Dove si è? Oddio! Ciao! Oddio, ciao! Sono belline, ciao! Dove è l'altra? È andata via! Beh, sono nata! Sì! Oddio! Hanno fatto le cervinazioni! Ciao, oddio che bel pelo! 3 mesi. Ciao! Per aspettare, iscriviti alla grafica carina, mi manda indietro la scritta grafica, io fare. Sì, si può fare. Quando però il canale cambia tutto il manuale, uso non per fare il corso. Se scrivo su di te, quando tu vuoi, tu scegli Nin, ti vedi amore? Ti guarda pelata! No! No! Quanto è buona! È un profumone! Sì. Profumone! Ora vedi, ti ha detto sto bestione qua! Altro che me la metto in collo io! È tranquilla, non gli batte forte il cuore! Più chill! Tu ti chiami Nami? Si chiama Nami? Nami è... vabbè, non c'è bisogno di dire perché si chiama Nami. Andiamo Nami? A casa, ma è troppo tranquillona. Ti è abituata, noi viviamo su pick up, eh? È bravissima, ti giuro. Si è già calmato, è bravissima. È tipo il giorno più bello della nostra vita. No, magari. Cioè, è assurdo. E poi l'abbiamo subito riconosciuta, eh? Io ho messo il suo pupazzino che l'accompagnerà. Adesso ci stiamo fermando all'Arca Planet, quindi... andremo non a quello di Milano ma a quello di Modena, perché secondo noi c'ha sete, solo che il problema è che se beve poi deve far pipì, solo che per far pipì ha bisogno di un guinzaglio e noi non abbiamo un guinzaglio, quindi siamo un po' impanicati. E poi si sente un po' stressatina. Sì, è tutta mogia. Anche madonna quanto sei bella. Ci siamo fermati a comprare un po' di cosine, guinzaglio, salviettine, coso per la pupù. Oh, ha bevuto poco. Ha fatto pipisciola. Su, ci tiriamo su a mamma o e vogliamo sta spiattellate tipo tappeto? Comunque io da piccolo, quando avevo già 18 anni, mi dissi quando avrò 30 anni vorrò avere un figlio. Ho fatto 30 anni qualche giorno fa e ora ho un figlio. Amore, siamo pronti ad avere la nostra galleria piena di foto di cane? Sì. Non si muove ragazzi, non cammina da sola. Vieni, questa è la tua nuova villetta. Prego. Faccia come se fosse a casa sua. Allora, abbiamo preso tutto l'occorrente, come potete vedere. Adesso io metto la sua traversina che ha usato tutto il tempo durante il viaggio sulla cuccetta, su questo qua, così che almeno si abitua, sente il suo odore, è tutto l'odore che ha sentito fino adesso. Abbiamo preso tutto l'essenziale per dormire in camera, perché dormirà con noi. Abbiamo un po' di robe per il capannone, per portarla. Abbiamo fatto tante cose. Si sta ambientando, ci mette un po'. È tutto nuovo per lei, quindi ci sta che sia un po' disorientata, insomma. Aspetta, dimmi. Oh! Oh! Questo qua possiamo metterlo sul pick up? Ma tu ti pare che uno che nella vita ha un ben abbigliamento prende questo? Lo faccio di design insieme a Gabri con scritto Nami a bordo. Ti abituerai piano piano. Allora, si è mossa, ha bevuto, ha fatto dei passi. Di qua, Marco! No. Giovanni, ti ricordavo più bello. Ehi, io sono qua. Sarà una carrellata di questo per giorni e giorni. C'è il signor Berta che non sa che abbiamo preso un cane. E gli abbiamo detto che c'è una sorpresa a casa, che lui è amante degli animali, amante dei cani. Vogliamo vedere la reaction di Berta. Con una scusa abbiamo fatto venire qui dicendo che doveva aiutarmi a montare una cosa che era una sorpresa per il capannone. Invece si ritrova quella cosetta là, si ritrova. Vai capitano. Ciao. Prego, si la faccia del pacco comunque. Si fa. Cioè, non ho capito. Allora, apri la porta quando te lo dico io, aspetta. Quando vuoi puoi aprire. Ma che carino. Carina. Che bella così. Ciao. Come si chiama? Nami. Nami. Ciao. Io ti romperò un sacco le palle.
Mi dispiace. Si sta ambientando ancora. È carina, è tutta in sbatti. Allora ragazzi, faccio un piccolo recap di quello che è successo. Si è un po' sbloccata, gira per casa, gioca. Abbiamo fatto una passeggiata lunghissima, cioè in realtà abbiamo corso per un'ora e un quarto. E quando dicono che i cuccioli si stancano prima, non vi fidate. Ci abbiamo messo veramente tanto per iniziare a farla correre, a camminare, a seguire anche leggermente il guinzaglio. Abbiamo visto tutti i vari tutorial su YouTube. Ho chiesto a dei miei amici di Roma che fanno gli allevatori, ci hanno dato un sacco di consigli. La stiamo abituando già a spostarsi dopo aver mangiato verso la sua lettiera. Quello che è una lettiera, la traversa, la traversina. Ha corso per un'ora ininterrottamente, era super divertita. E con o senza tirarla col guinzaglio si percepiva che non si allontanava mai da noi, era proprio appiccicata a noi, non si allontanava mai. Ha già capito che siamo mamma e papà. Cioè questa credo sia la prima cosa da dover mettere in chiaro, secondo me, nella gerarchia, no, della casa. E a lei per esempio si è già affezionata tantissimo. Cioè proprio lei appena sente il sodore, appena la vede, diventa più felice. Si può dire quella cosa più bella del mondo? Io non vedo l'ora di passare tutta la vita con te. Guardate che ore sono. 5:46 di mattina. A letto tardi e sveglia presto. Alle 11:30 e la pipì per terra. E alle 5:30 di mattina ti abbiamo appottato e l'hai voluta fare per terra. Come la vediamo sta cosa? Diventeremo dei tipi molto più mattutini. Allora, ci siamo ritrovati in macchina con Nami mentre aspettiamo che mamma finisce di farsi le unghiette. Siamo fatti una passeggiatina, piano piano la stiamo abituando a camminare. È molto difficile per un cucciolo, serve pazienza. Dategli i suoi tempi, non sfrattonatela per farla camminare perché è completamente inutile. Quindi stiamo facendo la nostra esperienza, seguendo anche quello che ci stanno insegnando gli allevatori, quello che ci stanno insegnando gli educatori, e fate in modo che si senta felice vicino a voi. La cosa principale è che vi riconosca come mamma e papà. Detto questo, metto in conclusione di questo video una cosa importante che tanto so che tutti quanti l'avranno già commentata in questo momento. Quando viaggerete? Dove la mettete? Che fate voi che viaggiate tanto? Ok, è una domanda lecita, ma ovviamente ci abbiamo pensato. Nami cambierà la nostra vita. Partiamo dal presupposto che cambierà la nostra vita, cambierà tutto, quindi anche il nostro modo di viaggiare cambierà. Non viaggeremo insieme per un po' di tempo, che siano 6 mesi, che sia un anno, fino a quando il cucciolo non sarà non più cucciolo, non sarà grande e in grado di stare senza di noi per qualche giorno. E anche in quel caso lo lasceremo con gli zii, perché noi abbiamo tantissimi amici che viviamo tutti i giorni, persone che stanno al capannone con noi, che vengono a casa, come Alessandro, Gabriele, il mio assistente, Bertra, tutti i giorni, Marco Menna. Cioè ci sono tantissime persone che hanno già detto: tranquilli che se dovete partire tra un po' di tempo, ovviamente quando potrà essere lasciata sola per qualche giorno senza mamma e papà, avremo delle persone che non sono degli sconosciuti, che se ne prenderanno cura, che la ameranno come l'amiamo noi per quei pochi giorni in cui magari dobbiamo fare dei video e viaggiare per qualsiasi motivo. Quindi non lasceremo mai Nami a casa da sola. Ovviamente ci sarebbero tantissime altre cose da dire, da raccontare il motivo per cui abbiamo fatto questa scelta, ma ne parlerà anche Emily, perché ci farà dei video in cui vi farà vedere come consiglio, come allevare, addestrare, come educare un cagnolino, un cucciolino, perché è difficile, serve amore, serve disciplina, ci sono tantissime cose che bisogna sapere e ne parleremo nel corso del tempo. Io spero ovviamente che vi sia piaciuto il video, che anche voi vi siate innamorati della piccola Nami. Ciao amore, siamo veramente felici di questo, non ci pentiremo, non è un gioco, è una cosa vera. Abbiamo un figlio, una figlia, niente ci potrebbe rendere più felici. Era il momento giusto di farlo e abbiamo deciso di viverla così. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao Nami, saluta. Saluta!